Ciao a tutte ragazze, oggi sono qui per parlarvi di macchie e cicatrici. Allora, recentemente mi è stato chiesto appunto di spiegare in un video, laddove appunto ne fossi a conoscenza, come cercare di coprire macchie e cicatrici spesso dovute a dei brufoletti che magari ci siamo rotte, magari abbiamo spremuto noi, insomma. In ogni caso, ricordatevi sempre, se dovete spremere, se non ce la fate proprio che vi vedete il bubbone e volete insomma togliere quell'effetto, ricordatevi sempre di sciacquarvi bene le mani. E così è importante di utilizzare una garza sterile per rompere il brufolo, perché ricordatevi, sembra una sciocchezza, ma davvero, e io vi posso garantire che ogni qualvolta ho un brufolo e non riesco a mantenerlo, lo faccio, quindi non è una cosa strana, di stare ben attenti, perché i batteri si nascondono ovunque e il brufolo può essere una causa facilissima per far intaccare, diciamo, dei batteri alla pelle. Quindi molta attenzione. In ogni caso, appunto, mi è stato chiesto come cercare di coprire queste macchie e delle piccole cicatrici. Allora, sono due discorsi che sono divisi, diciamo, ma facilmente possono stare insieme, ovvero ve ne parlerò praticamente insieme. Allora, partiamo dalle cicatrici. Queste cicatrici possono essere appunto dovute a dei brufoletti oppure possono essere ad esempio concave, quindi che ne so, delle cicatrici che io purtroppo non ve lo posso far vedere su di me perché in questo momento fortunatamente non ho nessuna cicatrice, né vecchia, quindi né odierna e nessuna macchia neanche, quindi su di me non posso farvelo vedere, però ve lo posso spiegare. Se la cicatrice è concava, quindi se c'è, io ad esempio adesso vi faccio vedere questa foto qui, vedete? Aspettate. Qui non so se riuscite a vedere, ma lì ha una piccola cicatrice. Si riesce a vedere? Aiuto. Non lo so se si vede. Comunque lei è Carolina Marconi, la ragazza del Grande Fratello, non so se ve la ricordate. Lei ha questa cicatrice sulla fronte. Il problema delle cicatrici è che spesso il trucco sui tessuti che non si sono ancora cicatrizzati bene, molto spesso non aderisce bene o non aderisce a lungo comunque. Quindi molto spesso che cosa fanno i makeup artist? Usano il gel per i capelli. Lo so che è una cosa strana da sentirsi dire, ma è così. Quindi che fate? Prendete una semplice dose di gel per capelli, pochissima naturalmente, e andate a tamponarla sulla vostra cicatrice. Se è concava, in più aggiungete un correttore leggermente più chiaro del vostro tipo di pelle e andate a sfumarlo bene bene. Naturalmente, fatto questo passaggio, prima di andare a fissare la cipria, aspettate un po', ovvero aspettate che il gel per i capelli si sia asciugato completamente. Fatto questo, quindi lasciato asciugare il gel, andate a tamponare con appunto un velo di cipria. Ricordatevi, sia per le cicatrici sia per le macchie, che per far sì che la cicatrice o la macchia non si veda più e quindi che l'incarnato risulti più omogeneo, dovete sempre usare una cipria che sia trasparente o magari dello stesso colore della vostra pelle, ma che non sia assolutamente lucida o satinata o perlata. Deve essere assolutamente matte. Proprio per dare omogeneità al viso. Bene, questo. Tamponate con la cipria, dopodiché andate a mettere il vostro fondotinta. Io vi consiglio un fondotinta in stick o crema perché sono tra i più coprenti. Non vi consiglio un fondotinta in mousse o in polvere proprio perché non tendono a coprire molto. Invece, per un problema di questo tipo, serve coprire. E quindi andate a mettere il vostro fondotinta e successivamente andate appunto a fissare tutto nuovamente con una cipria matte. Simile discorso vale per le macchie. Per quanto riguarda le macchie, dovete semplicemente andare a tamponare un velo di correttore. Questo correttore deve corrispondere al tipo di macchia che avete, quindi al problema che avete. Se sono rossastre, optate per un correttore verde. Se sono blu, optate per un correttore arancio. E se sono più scuro, optate per un correttore giallo. Quindi andate sempre a tamponare appunto questo sulla vostra macchia, fissate sempre con un velo di cipria matte, andate sopra con un fondotinta anche stavolta abbastanza coprente e andate a ripassare la cipria.
Quindi è un discorso abbastanza elementare e anche molto facile da poter fare, da poter vedere. Io ve l'ho detto, se ne avessi avute ve le avrei mostrate, ma non sono presenti sul mio volto e neanche su quello di mia madre, che è comunque la persona più vicina alla quale mi sarei potuta rivolgere, ma non ne ha neanche lei, anzi lei ha una pelle molto molto più bella della mia, una pelle davvero bellissima e gliela invidio. E quindi questo era il discorso, molto semplice, molto breve, ma non ho nient'altro da dirvi se non prestate molta attenzione, soprattutto quando si tratta di cicatrici dovute ai brufoli, si possono evitare. Basta stare attenti, basta usare le garzine sterili, basta curare il proprio problema. Io, ad esempio, ora si vede di meno, però vedete qui, insomma, ora non mi avvicino perché non è il caso, però comunque qui e anche qui mi erano usciti dei brufoli. E io in 20 anni non ho mai avuto brufoli, infatti mi ero preoccupata. Tanto è vero che sono passata dalla farmacista e ho comprato dei prodotti della Vichy, che però vi farò vedere poi in un altro video perché vi spiegherò la cura della mia pelle, visto che è stata richiesta, quindi la mia routine quotidiana e anche come faccio la mia pulizia del viso in due video separati. Mi stavo preoccupando seriamente, però vi posso garantire che con le cure giuste, con i prodotti mirati antibatterici, tanto è vero che io oggi ho utilizzato questo fondotinta della Essence, il Pure Skin, che è un fondotinta in mousse, perché dentro ha l'antibatterico e mi sto trovando molto bene proprio perché aiuta a calmare questo problema che mi era uscito. Tra l'altro mi era uscito solo in questa zona e devo dire che prima c'era proprio una sorta di eruzione vulcanica e adesso invece il problema sta pian piano rientrando. E devo dire che non ci ha messo neanche tanto perché ci sta mettendo una settimana, quindi neanche tanto. Quindi basta curare il proprio viso con prodotti mirati e specifici e anche queste piccole cose possono trovare rimedio. Niente, spero di esservi stata utile e vi mando un bacione. Ciao ragazze!